Benvenuti in Logistics and Analytics, siamo al secondo video di una serie in cui tenteremo di convincerci del fatto che finalmente con l'introduzione della suite Power BI, Power Business Intelligence da parte di Microsoft, anche Excel è diventato uno strumento che può avere delle attività relazionali. Ricordiamoci, se non avete visto il primo video, che questa suite introduce degli applicativi che sono distinti, che si possono richiamare dall'interno di Excel, quali ad esempio Power Query, Power Pivot e Power Map. Questi tre strumenti possono essere installati sia nell'Excel 2010 sia che in Excel 2013. Io ad esempio in Excel 2010 sto avendo dei problemi ad installare Power Map, per quanto ho scaricato quello corretto, mi dice che ho la versione sbagliata. Vedremo poi in futuro andando avanti con questa serie di video. Quello che bisogna comprendere è che, per esempio, questi strumenti, pur essendo distinti, non possono essere lanciati, vedete, dall'interno del menu Microsoft Office. Mi sarebbe piaciuto, per esempio, lanciare il primo Microsoft Query, che è quello con cui elaboreremo dei dati testuali molto grezzi, da qui, perché mi sembra uno strumento distinto. Invece va lanciato dall'interno di Excel, anche in un foglio vuoto, in un foglio in cui non c'è nulla, perché ancora non ho elaborato il mio data model, dal tab Power Query. Se nella vostra versione di Excel questi tab non sono presenti, poiché non tutte le versioni ce l'hanno, come dire, out of the box, voi potete tentare il primo tentativo molto semplice: andare nel menu File, la voce Opzioni, poi sotto la voce Componenti aggiuntivi, selezionare Componenti COM. Componenti aggiuntivi com e cliccare il pulsante vai. Come vedete, siccome nella mia versione c'erano, sono stati elencati qui due strumenti, Power Query e Power Pivot. Se non avete i tab presenti, può darsi che questa lista non sia stata segnata e quindi dovete praticamente inserire il segno di spunta. Se questi strumenti non ci sono, è sufficiente andare in un qualsiasi motore di ricerca e cercare, per esempio, download Power Query, download Power Pivot o download Power Map, per ri ritrovarsi immediatamente all'interno del sito ufficiale Microsoft, dove si possono scaricare i file con estensione .msi, Microsoft Installer, che sono dei file facilissimi da installare, perché è sufficiente chiudere la propria suite Office, doppio cliccarli e si installano automaticamente. Se questi tab all'interno del nostro ribbon Excel non compaiono anche dopo l'installazione, bisogna andare appunto nel menu File, sempre all'interno della voce Opzioni, sempre Componenti aggiuntivi, clicchiamo, lo rifacciamo, Componenti aggiuntivi COM, pulsante vai e li ritrovate qui se sono installati correttamente. L'unica avvertenza è che all'interno del sito Microsoft bisogna scegliere questi componenti aggiuntivi Power Query, Power Pivot e Power Map che siano corrispondenti alla versione Excel e che siano corrispondenti all'architettura hardware del vostro computer. Vale a dire, ci sono due possibilità: la possibilità è che sia 32 bit o la possibilità è che sia 64 bit. Se voi andate per esempio nel desktop e cliccate il tasto finestra all'interno della vostra tastiera con la mano sinistra e il tasto pausa, vedete che viene fuori la schermata System, che in maniera inequivoca vi dice se il vostro sistema, vedete qui, è a 32 bit o a 64 bit. Se siete in un computer portatile, dovrete premere il tasto finestra, poi più il tasto Functional Key, più il tasto INS. Questa schermata è raggiungibile anche da altre parti. Allora, perché dobbiamo usare immediatamente, dobbiamo lanciare Power Query? Perché la nostra origine di dati, il nostro famoso database negozio, che purtroppo non ha la colonna regione che noi dovremmo prendere dal database comuni che ho scaricato da internet e che presenta la dicitura della regione in 3, è in uno stato così grezzo che non può essere elaborato direttamente, diciamo, da Microsoft Excel, anche se non è proprio vero. All'interno, vedete, del tab Power Query, noi andiamo all'interno della sezione Recupera dati esterni e c'è da file. Bisogna stare molto attenti perché il fatto che non ci abbiano consentito di lanciare questo modulo
dall'esterno, cioè di lanciare semplicemente Power Query come entità informatica distinta da Access, crea un po' di confusione, perché se noi andiamo nel tab di Excel, vediamo che già c'è una funzione carica dati esterni, ma bisogna capire che la funzione, il pulsante carica dati esterni all'interno del tab dati è assolutamente differente dalla parte, dalla sezione recupera dati esterni che c'è nel Power Query, perché recuperando dati esterni da qui si aprirà Power Query, mentre recuperando dati dal tab dati si aprirà soltanto Excel. E come vedete, Power Query è così potente che ci consente di prendere dei database, dei dataset, sia dal web, da diversi tipi di file, da Access, da altre fonti molto complesse. Noi dobbiamo introdurre il nostro database dei negozi che è così grezzo che ha bisogno di essere lavorato. Scegliamo da file e scegliamo da testo, perché sappiamo che no, la nostra sorgente esterna è un testo. Andiamo nella cartella relativa, io l'ho chiamata sorgente dati esterni per far capire che questi verranno semplicemente utilizzati per costruire il nostro data model, ma non costituiscono il nostro data model. E doppio clicchiamo, ad esempio, la sorgente data esterni negozi. A questo punto voi vi renderete conto che stiamo uscendo di fatti dal Excel. E che vedete che l'editor di query, Power Query, è un'applicazione distinta. Se noi andiamo nella barra delle applicazioni, ci rendiamo conto che adesso abbiamo aperte due applicazioni. Una è Microsoft Excel e una è Power Query. Vedete come cambia l'input focus fra le due. Che significa? Che Power Query è in realtà un'applicazione diversa che però integra le funzionalità. Che cosa ha fatto? Io gli ho indicato, guarda, io vorrei in Excel quella sorgente di dati esterni che è fatta con un testo separato da virgole. Ecco che ci dà subito una specie di report di visualizzazione, dice è questa. E nella parte destra, Power Query, inizia a popolare una specie di log, cioè di registro, di quello che bisogna fare per renderla più digeribile, anche se questa struttura è così semplice, è così pronta che già potremmo inserirla immediatamente in Excel, ma quello che faremo noi, molto importante, ogni volta cliccando su ogni colonna, cioè su ogni field, mi raccomando, le colonne rappresentano i nostri field, i campi, mentre le righe rappresentano i nostri record. Cliccando su ogni colonna, noi dovremo sempre verificare qual è il tipo dell'informazione. C'è un po' di confusione su questa dicitura, poiché a seconda dei casi viene chiamato formato tipo. Però formato non è molto corretto perché formato sembra essere se è rosso, se è nero, se è grande, se è piccolo, la fonte. In realtà si chiama tipo di dato. Vedete che in questo caso lui ci dice che la prima operazione che ha fatto nella query si è reso conto che il primo record in realtà erano le etichette delle colonne, dei field, e correttamente non l'ha messo come dato, l'ha messo come etichetta, l'ID di negozio e il comune. E la seconda operazione che ha fatto ha modificato il tipo, dove ha visto il numero ha inserito un tipo intero e dove ha visto il testo ha inserito il tipo testo, il tipo di dato. Quindi vediamo che già questa serie di operazioni query che ha fatto automaticamente già dimostrano una certa intelligenza. Ma siccome noi ci dobbiamo rendere conto che questa sorgente esterna non dovrà entrare immediatamente all'interno del nostro foglio Excel, dopo che abbiamo operato queste modifiche, in questo caso sono state automatiche, noi dobbiamo andare in questo pulsante qua, chiudi e carica, in cui ci dà la possibilità di chiudere e caricare immediatamente dentro Excel o chiudere, caricare e fare qualche altra cosa. Ma siccome noi la nostra operazione non l'abbiamo terminata, perché noi vogliamo inserire nel nostro data model, oltre al database negozi, il database comuni d'Italia per estrarre il nome delle regioni, noi dobbiamo cliccare chiudi e carica in. Perché chiudi e carica in? Perché nel pannellino, nella finestra di dialogo chiudi e carica in, c'è l'opzione crea solo una connessione che dice a Power Query ed Excel di mantenermi queste strutture logiche solo in memoria e di attendere perché io ancora non ho terminato la strutturazione, la progettazione del mio data model, perché il mio data model non avrà soltanto una sorgente esterna, vedete SD negozi, che lui subito ci rappresenta con una preview, ma ce ne avrà altre, quindi non me la salvare in un file Excel, mettila in memoria perché io fra poco
Ne caricherò altre per estrarre dei dati ed è per questo che riandrò, vedi, adesso siamo nuovamente in Excel e si è chiusa la finestra singola di Power Query, è per questo che andrò un'altra volta nel settore recupera dati esterni a prendere il secondo database esterno. Interrompiamo qui il video e il terzo video continueremo nel terzo video la progettazione del nostro data model. Vi ringrazio di avermi seguito, al prossimo video.